Vento che c'è oggi, non so se mi sentite. Comunque, benvenuti in un nuovo video. Da come avete visto, mi è arrivato il pratino sintetico. Vi avevo detto che l'avremo montato insieme, che avrei fatto il video di questa home gym. Io direi di partire subito nel posare il pratino e vedere un po' come ci sta, se le misure sono giuste. Poi io farò questo video in vari giorni, per voi sarà tutto in un video, perché per ora ho il pratino, mi devono arrivare altre cose, però non vi dico niente, sarà una sorpresa. Quindi ora posiamo il pratino sintetico e vediamo un po' se va bene. Ora vi faccio vedere un po' che tipo di pratino ho preso. Niente, alla fine ho dovuto prendere questo pratino sintetico con l'erba più corta, e perché con l'erba di 2-3 cm andavo a spendere troppo, che questa sarà giusto per l'estate, una cosa temporanea. Quindi ora vediamo se va bene. Però prima di posarlo io direi di dare una pulita, perché ci sono erbacce, sassi e un po' di roba. Quindi puliamo un attimo e poi lo mettiamo. Direi che ci siamo. Vediamo un po' come ci sta. Poi è arrotolata all'incontrato. Oggi si testa anche con il vento. Vabbè, da una parte bene, perché almeno vedo come, se vola, se insomma fa questo lavoro qui. Vediamo un po' come studiare la cosa, se metterci dei sassi, qualcosa, che secondo me con questo vento si alza e vola via. Quindi vediamo un po'. Allora, intanto per posarlo metto questi negli angoli, se no non riesco a vedere se vanno bene le misure e tutto il resto. Cioè, ragazzi, guardate la precisione. Ci siete? Qui è perfetto. Poi arriviamo di qua. Questo è un pochino più lungo in fondo. Ho preso tipo 50 cm in più, perché questo ora lo ritaglio. Qui lo taglio tutto a filo. Qui, perfetto anche di qua. Quindi lo taglio tutto e questo pezzo praticamente lo vado a mettere di qua. Cioè, non fisso, lo metto qui sopra il tombino, perché quando giochi, non lo so, con il pallone o... qui ci sta un bel 2 contro 2 a calcetto, quindi quando giochi con il pallone metti il pezzo sintetico sul tombino, almeno non c'hai il ferro, cioè non cammini sul ferro, via. Dai, io direi che ci sta alla grande. Ora lasciate perdere quei mattoni, dice ne ho altri, ne metto altri, in modo che non lo ritrovo il giorno dopo tutto scoperto. Non è un pratino bellissimo, però per quello che ci devo fare io va più che bene. Poi con tutta la panca, gli attrezzi, ci saranno un po' di cose da fare. Poi le vedrete tutte in questo video, mentre per me passeranno dei giorni. Quindi ora ci vedremo tra poco. Per me sarà passato qualche giorno e fissiamo tutto il tappeto. Eccoci di nuovo qui, sono passati un po' di giorni. Come vedete sono un po' abbronzato. Ci è voluto un po' per recuperare alcune cose. Lì sotto, ora ve la faccio vedere, lì, ok? C'è la cosa più importante di questa home gym. Nel frattempo ho tagliato il pezzo che avanzava qui, l'ho fatto a filo qui, e poi ho iniziato ad incollare il tappeto. Ci ho messo un po' di più di così, non si alza perché è incollato qua sotto. Alla fine ho optato per il mille chiodi, perché con il chiodo o la vite, insomma, a parte dovevo fare tutti i buchi e poi secondo me si spaccavano le lastre, quindi ho detto ci metto un po' di mille chiodi. Poi sopra c'è quella cosa lì che avrete già capito cos'è, e poi altre cose. Ci ho messo questo che è di mio fratello, ce l'avevo. Quindi ora vi faccio vedere le cose che ho comprato, almeno iniziamo a vedere come prende forma il tutto. Ho messo un po' a rimediarla, però non è nuova, è usata, come potete vedere.
però il suo lo fa. È anche leggero, non è nemmeno così pesante. Mettiamolo all'ombra, vai. Fassi Sport, mai sentita però. Non è male questa panca. Praticamente ha tutte le inclinazioni che dovrebbero essere in una panca. A parte la ruggine, ci ho messo un po' d'olio, un po' di svito e funziona alla grande, perché era un po' ossidato e non si girava la vite. Però ha tutte le inclinazioni. 30 gradi, 40 gradi, che sono quelle che mi interessano a me. 30 gradi, 40 gradi e poi vabbè, quella normale fino a 90 gradi. Quindi è perfetto. Poi pensavo di sistemarla un po', dargli l'antiruggine, una vernice apposta e rimetterla un po' a nuovo. E vediamo un po', sotto è legno, è bella imbottita, la pelle resiste anche al sole, non si spacca perché di solito si spaccano con il sole, però io nel dubbio la tengo coperta. Poi abbiamo quel baule e nel baule ci ho messo, questi qui già li avevo, abbiamo i pesi, cioè i manubri a vite, anche questi usati, rimediati, questi erano di mio cugino. Io avevo già i pesi da 5 kg, 4 pesi da 5, ho ricomprato altri 4 pesi da 5 in modo da arrivare a 20 kg per parte, più la barra questa qui in ferro che sarà altri 2 kg, quindi arriviamo a 22 kg. Ho anche pesi da 2, 4 pesi da 2 e 4 pesi da 1, quindi posso variare e i pesi che uso io sono 16 kg, 20 kg e 12 kg. Ora vado un attimo in garage e vi faccio vedere cosa ho preso come altro accessorio per allenare soprattutto i tricipiti. Quindi ora vado in garage. Ebbene sì, ho preso anche le parallele, molti diranno sono inutili che ci fai, ma io principalmente ci faccio i tricipiti, cioè i dips. E poi ci puoi fare anche altri esercizi, però io principalmente ci faccio quelli, quindi per me sono molto utili. Sicuramente lì metterò il TRX, lo attacco là sopra e quindi io avrò anche il TRX. Per adesso mi sto allenando con panca, manubri e parallele, però faccio praticamente tutto. Poi per la schiena, per esempio, come ho detto in quell'altro video, ho la ciclabile con gli attrezzi, quindi vado là, faccio le trazioni, oppure la faccio qui sulla panca con i pesi, quindi spalle, bicipiti, schiena, tricipiti, le gambe, posso fare anche le gambe con i manubri o con gli elastici. Certo, non è come fare gli squat col bilanciere, però si fanno anche quelle. Ora penso che farò un altro video dove vedrete la palestra proprio completata con anche il TRX, tutti gli attrezzi messi per bene, e casomai farò anche un allenamento. Vi faccio vedere anche come mi alleno e come uso tutta questa attrezzatura. Poi questo video doveva uscire un po' di tempo fa, e infatti l'ultima clip è tipo di un mese e mezzo fa, però per recuperare la panca e prendere l'altra roba ci ho messo un po', perché ho iniziato al lavoro e ci sono state altre cose, quindi ho perso un po' di tempo. Però ora abbiamo praticamente tutto, quindi nel prossimo video vi faccio vedere la palestra tutta attrezzata, tutta completata e un allenamento. E mi raccomando, attivate la campanella, almeno vi arriva la notifica sul cellulare. È importantissimo, iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare al 500, siamo a metà, quindi dai. Oramai sta diventando un canale fitness a forza di fare palestra, body transformation, però va bene. Il video finisce qui, attivate la campanella per il prossimo video, mi raccomando, non ve lo perdete. Ciao!